Io mi sono scelto e ho consacrato questa casa perché il mio nome vi resti sempre. Gesù scaccia i mercanti dal Tempio. Il nuovo Tempio è identificato nel corpo stesso di Cristo, che nella risurrezione svelerà il mistero divino in esso presente. La Chiesa è formata da pietre vive, che sono i cristiani. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose». E non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La scena di Gesù che scaccia questi commercianti dalla casa di Dio, dal Tempio sacro al Signore, è al centro dell'attività divina nel mondo. Dio continua, se volete, Gesù, Redentore e Salvatore, continua a scacciare dalle anime, dal mondo che è di Dio, ogni male e soprattutto la presenza del maligno che cerca di rovinare il regno di Dio, regno di giustizia, di pace, di verità, di amore. Così deve essere ora che Gesù è venuto. Ed è venuto, secondo le immagini di Ezechiele, come una cascata immensa di acque limpide che escono dal Tempio, dice Ezechiele. Lui si trova lì, un uomo grande, in forma di, aveva la figura di un gigante di bronzo, gli dice: vieni, lo fa girare da un all'altro, prima da dentro il Tempio, poi fuori, dalla parte occidentale alla parte orientale, e gli fa vedere che tutta quell'acqua bellissima, tersa, usciva dal lato destro. Voi ricordate che la Bibbia considera il lato destro la presenza di Dio, il regno di Dio, la potenza di Dio. E anche Santo Stefano, prima di morire, mentre veniva lapidato, ha detto: vedo la potenza di Dio, i cieli aperti e il Figlio di Dio alla destra del Signore. Quindi se leggete i Salmi trovate questa espressione ricorrente: la destra di Dio è la potenza di Dio e la sua azione risanatrice nei confronti dei peccati
che l'umanità commette continuamente. E allora Ezechiele vede tutto questo e poi ammira quest'acqua che continua a crescere, ad alzarsi, ad estendersi, e capisce quello che avverrà con la venuta di Gesù, che il sangue di Cristo redimerà da ogni peccato l'umanità. Noi siamo salvati da Cristo, con la parola siamo illuminati, con la grazia siamo alimentati, con il sangue siamo purificati, e questa è l'azione che Gesù continua sulla terra fino alla fine del mondo. E San Paolo, scrivendo ai cristiani della Chiesa di Corinto, precisa ancora meglio: voi siete tempio di Dio, io ho messo il fondamento della vostra comunità, ma adesso è Cristo che continua con la sua azione santificatrice a rendervi degni della benedizione del Padre Celeste. E così ogni comunità è stabilita sulla grazia di Cristo ed è lavata proprio da questa presenza potente e santificatrice del Signore. I frutti, le foglie, dice, di quegli alberi, erano tanti alberi, sono tanti santi nella Chiesa, erano le foglie come medicina. Sì, la virtù e la preghiera dei santi guarisce le nostre anime, e i frutti sono proprio i sacramenti che noi riceviamo, che fanno fruttificare dentro di noi i semi della grazia di Dio, i doni dello Spirito Santo. Non pensate che quello che io sto dicendo si riferisca chissà a chi, chissà a quando, chissà a dove. Voi siete, ognuno di voi è una casa di Dio, siete in grazia di Dio. E che vuol dire grazia di Dio? Che Dio è dentro di voi, dentro ognuno di voi. E voi siete qui perché sentite la sua voce. È lo Spirito Santo che vi ha chiamato e vi ha portato. Io ogni tanto faccio questo riferimento, se no potremmo avvertire a un certo punto la stanchezza. Stamattina da destra mi giro a sinistra o viceversa, e sto là. Ti ha chiamato il Signore, salta. Quando arriverà il momento in cui non potrai più saltare neanche muoverti, sarà Lui a venire da te e ti porterà la consolazione della vita beata, quella in cui i santi entrano. Noi oggi andremo a San Gabriele per il convegno dei gruppi di preghiera della diocesi. Quel santo, così giovane, 24 anni, si è riempito della grazia di Dio. Pensate che anche mentre lui con i compagni mangiava, lui già stava a pensare come doveva portare un po' di pane al pastorello, una frutta a quell'ala, all'anziano che stava fuori, e se le infilava nelle maniche, se le metteva nelle tasche. Nessuno si accorgeva di niente. Appena finita la preghiera di ringraziamento, lui era già in mezzo a quello. C'è stato uno dei testimoni di questo comportamento così bello, grazioso, di San Gabriele, che non finiva di piangere per la gioia, dice. Com'era buono, i frutti sono i santi, sono buoni, tutti buoni. Buono è San Paolo, buono è San Pietro, buono è Sant'Agostino, e San Benedetto, e San Francesco. Qualche volta perdete, se perso è un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, a leggere la vita di questi santi, perché è come accendere la luce a mezzanotte. L'umanità cammina nel buio, lo vedete, lo sentite ogni giorno. Io, se posso, non ci perdo tempo, perché mette solo amarezza, angoscia. Ecco, allora è meglio leggere le parole di Dio, leggere questi esempi meravigliosi che ci vengono proposti, gli angeli, i santi che lavorano per il regno del Signore. Costruite saldamente la vostra vita cristiana sulle virtù.
allora sarete medicina per gli altri, porterete conforto, luce, persuasione che è meglio essere buoni e sopportare anziché cadere nella violenza e rovinare la pace di Dio. Ci stanno già troppi che rovinano la pace di Dio. E Gesù è qui, entra nel Tempio, scaccia questi commercianti perché non debbono profanare la casa di Dio. Pensieri cattivi, le brutte parole, i propositi maligni sono cose da scacciare via. Tenetelo libero, pulito il Tempio di Dio. Com'è bello avere a che fare, guardare negli occhi, parlare con una persona che si è liberata da tutto il groviglio delle miserie, dei difetti, dei vizi. Ti senti in pace, ti pare di stare già in paradiso, vero, si prova questo. Quando ero vicino a Padre Pio non mi sarei voluto mai staccare, approfittavo di ogni attimo possibile, ma a volte erano ore di seguito, le pregavo accanto, mi sentivo una botte di ferro. E perché? Perché ci stava questa corazza, ci stava questa santità, questa grazia. A parte il profumo che spesso emanava Padre Pio, dei vari fiori, e si cercava anche di interpretare, che tuberosa, viola, oppure senso, quel senso di medicina che si spante intorno e tu non sai cos'è. Quello era il primo segno quando arrivavi e ti voleva dire lavati. Lavati, lavati, no, i profumi che voi, quelle cose che usate per lavare bene i panni, hanno sempre un profumo, se non ce l'hanno non è proprio buono. Ecco, la confessione ben fatta, un atto di dolore detto con sincero, profondo, proprio quella convinzione che tu hai dato dispiacere a Gesù ed è bene che ti rimetti subito in ordine, in pace con Lui. La gioia di poter pregare la Madonna in qualunque momento, un bel rosario, 50 Ave Maria, e la Madonna ascolta, guarda, guarda noi e guarda Gesù e dice Gesù, vedi, mi sta pregando, dai, perdonalo. Ascoltalo, esaudiscilo, guariscilo, fa quello che ti dice. Come disse la Madonna a Cana di Galilea, Gesù non voleva fare il miracolo, lei disse a quelli fate quello che vi dice e Gesù fece il miracolo. Mese di novembre dedicato alle anime sante può essere un miracolo ogni giorno se abbiamo Gesù e se diamo Gesù. Credo in un solo Dio Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.